50%, ma è assurdo, facciamo le case in un altro modo, pompe di calore, geotermico, Dio mio, avete sole, vento, c'è tutto, e fanno i pozzi di petrolio a 2 chilometri dalla costa, e voi non dite niente, ma dovreste stare lì a presidiare tutto il giorno queste cose, è il vostro territorio. Ecco qual è il futuro di Passera, pozzi di petrolio, il petrolio, il fossile è il futuro di questa gente qua. Quindi noi siamo per queste cose, abbiamo un programma che non legge nessuno, ma dovete fidarvi, se non vi fidate, votate UDC, Casini, sono brave persone. No. La vergogna che va un po' di là, un po' di qua. La mafia è in Italia. Allora, se vi scrollate di dosso questa diceria, che basta, è finita, basta. La mafia la quoteremo in borsa, la distruggeremo con la Consob. È stato un piacere essere con voi, scusate, dovrei essere più tranquillo, essere più sereno, perché poi le televisioni mi inquadrano così, è uno che grida, è uno che fa solo proteste, non fa proposte, li riempiamo di proposte, li riempiamo di proposte, cliccate sul programma del Movimento 5 Stelle e ci sono tutte le proposte di 5 anni fa che fortunatamente hanno copiato tutti, stanno copiando tutto, dai nostri videi alle nostre battaglie. Questo è un buon segno, noi siamo degli sterilizzatori umani, noi come entriamo nel comune o nella regione fate entrare 7-8 di queste persone e capirete quello che succede nella vostra regione, non avranno più stampo. Grazie, vi abbraccio e veramente sia con voi. Grazie. Io sono Giancarlo Cancellieri, sono il candidato alla presidenza della Regione Siciliana. Il Movimento 5 Stelle si sta presentando a queste elezioni regionali come probabilmente l'unica alternativa possibile ai partiti e l'unica alternativa credibile a questi partiti. Noi dobbiamo sicuramente, indubbiamente cambiare passo in questa regione che non riesce più a guardare i cittadini come a qualcuno a cui si deve rendere conto, le amministrazioni comunali, regionali, vedono i cittadini come sudditi, non vedono i cittadini come persone a cui chiedere il conto delle azioni che si fanno. E allora quando ci presentiamo a governare una regione dobbiamo avere un programma credibile, allora il programma credibile noi l'abbiamo voluto sintetizzare in 5 punti, lo trovate sul nostro sito internet sicilia5stelle.it, 5 al numero, sicilia5stelle.it, programma, lo potete andare a vedere, lo consultate, lo commentate, mandate un'email e proponete qualcosa che manca, perché è probabile che manchi qualcosa, ma è un programma scritto dai cittadini e se manca qualcosa un cittadino la propone e allora la inseriamo dentro e vi invitiamo a discutere anche le altre proposte. Ed è questa la novità, che non è un programma che è stato scritto da 6, 4, 8 mani in una stanza, è stato scritto in rete, è stato scritto attraverso il lavoro di tanti attivisti con i gazebi per strada, chiedendovi cosa proponete, cosa volete fare, cosa volete attenzionare, quale spreco. E allora il programma che mettiamo noi in giro adesso, che ve lo voglio sintetizzare, è tagli e costi alla politica, ripubblicizzazione dell'acqua, una corretta gestione dei rifiuti, turismo, e tutto questo si deve tradurre in lavoro. E come lo facciamo? Il taglio a costi della politica è la riduzione degli stipendi dei parlamentari regionali, che si porta ovviamente a 2.500 euro al mese, noi faremo questo, 2.500 euro al mese, e il taglio di tutti i vitalizi, di tutte le prebende, di tutte quelle porcate che fanno di fatto di loro una casta. E poi stop alle consulenze esterne, non abbiamo bisogno di consulenze esterne, abbiamo 22.000 dirigenti regionali, stop alle pensioni d'oro dei regionali con un tetto massimo a 3.000 euro e la parificazione degli stipendi dei dirigenti regionali agli omologhi nazionali. Tutto questo serve per fare un fondo di microcredito a tasso agevolato per finanziare le idee imprenditoriali dei giovani e dei meno giovani, perché dobbiamo far ripartire il lavoro.
questo quello che serve la regione, deve credere ai cittadini, deve dare soldi ai cittadini, all'1% si può fare. La ripubblicizzazione dell'acqua passa attraverso lo smantellamento delle ASPA, che sono dei consigli di amministrazione, delle dirigenze per i trombati della politica. Non viene eletto e sia amico mio e allora entra per fare il dirigente. Io voglio competenze invece. Allora via Leato, l'acqua di nuovo in mano alla gestione dei comuni. I comuni si consorziano assieme e con le bollette dei cittadini riutilizzano le condutture, con le bollette dei cittadini potabilizzano l'acqua, scrivono su internet dei comuni, dei siti dei comuni internet dove risiedete i valori dell'acqua, e voi sapete che quando aprite il rubinetto mettete il bicchiere sotto e l'acqua è potabile, è la vostra, e pagate il giusto senza comprarla più supermercati. Via le mafie da questo discorso, e si crea lavoro anche in questo modo, perché ci sarà gente, imprese edili che dovranno fare le dighe, imprese edili che dovranno rompere le strade e cambiare tubi, e personale qualificato, chimici, analisti che dovranno potabilizzare l'acqua, informatici per mettere i prospetti sui siti. Questo è il lavoro, se stiamo parlando di lavoro, stiamo parlando di riprenderci il nostro, è una corretta gestione del rifiuto. L'immondizia la gettiamo, è un costo per noi, è un problema, il rifiuto è un problema, e se invece pensiamo che il rifiuto diventa una risorsa e che questo problema diventa un'opportunità lavorativa, e come si fa a fare questo? Semplice, raccolta differenze da porta a porta con tre bidoni. Io ve lo spiego proprio semplicemente, chiedetelo agli altri politici di spiegarmi come farebbero, è molto semplice, tre bidoni, i magnifici tre. In una parte mettiamo gli scarti di alimenti, in un altro bidone ci mettiamo la raccolta differenziata, il vetro, la plastica, la carta, l'alluminio, e in un altro bidone tutti i materiali che non si possono riciclare. Allora il primo bidone lo prendo, lo porto in un centro di compostaggio, ci faccio il compost, è un fertilizzante biologico che possiamo dare agli agricoltori e lo vendiamo. Rifiuto, lo vendiamo, non torna. Perché il rifiuto voi siete abituati che pagate per smaltirlo, e invece io vi sto dicendo che il rifiuto lo vendiamo, allora non è più un rifiuto, diventa una risorsa, allora non è più un problema, è un'opportunità di lavoro, perché chi lavora nei centri di compostaggio produce una cosa che viene venduta ed è la vostra immondizia, allora funziona, allora va bene, allora si può fare. E allora il secondo bidone, la carta, il vetro, la plastica, nei centri di selezione dei multimateriali, dove persone da un lato e dall'altro del nostro trasportatore vedono questi materiali che camminano e li dividono, la plastica, il vetro, la carta, l'alluminio e fino delle balle, e le vendono ai consorzi. E di nuovo torna la stessa parola, vendiamo, stiamo vendendo il contenuto del secondo bidone, e allora stiamo levando ancora soldi dalle vostre bollette e vi stiamo rendendo un servizio. E il terzo bidone, che è quello del secco non riciclabile. Del secco non riciclabile, che va a finire nei centri di estrusione, e i centri di estrusione funzionano in questo modo, che voi portate il materiale che non si può riciclare e viene polverizzato, viene ridotto in sabbia sintetica, viene venduto per fare queste sedie, viene venduto per fare i pannelli che potrebbero stare su questo palco, i cordoli per far rientrare le macchine, le rotatorie, le aiuole, insomma ci sono aziende che con questa sabbia sintetica possono creare manufatti, possono creare lavoro, e allora anche lì va a finire che vendiamo la sabbia e abbiamo creato aziende che lavorano grazie alla sabbia sintetica. Cosa è successo? Che abbiamo riciclato il 99% dei rifiuti, è successo che abbiamo creato lavoro nei centri di compostaggio, di selezione multimateriale e di estrusione, abbiamo creato lavoro nelle aziende che utilizzano questa sabbia, abbiamo riciclato il 99%, e questa è un'idea che non viene da nessun'altra parte se non dall'Italia. È un centro che si chiama Centro Riciclo di Vede Lago, ed è in provincia di Treviso, ed è semplice, ed è nostro, e lo dobbiamo fare. Noi abbiamo invitato la dottoressa Carla Poli, che è l'inventrice di questo centro, l'abbiamo fatto parlare con il commissario straordinario all'emergenza rifiuti, l'ingegnere Michele Omme della regione siciliana. Minchia, signora bello, però noi i soldi non ce li abbiamo. E continuiamo a buttare l'immondizia in un buco, in discarica, e le bollette le paghiamo noi, 200-300 euro. Io abito a Caltanissetta in una casa di 77 metri quadrati e pago di Tarsu 180 euro l'anno. La dottoressa Carla Poli vive a Treviso in una villa di 300 metri quadrati e paga 70 euro l'anno. Qualcosa non torna, non va, qualcosa non va. Allora loro sono stupidi, o loro sono furbi e noi siamo stupidi, non ci sto. Loro sono furbi, ma sono anche amministrati bene probabilmente, noi invece non
stupidi, ma siamo amministrati molto male, siamo amministrati con le clientele, siamo amministrati con le discariche degli amici degli amici, questo non va bene. Io volevo lasciarvi, perché purtroppo dobbiamo scappare, dobbiamo andare a farci la forza di notte, però è veramente una bellissima accoglienza quella che ci avete fatto. Io ringrazio la città di Brolo, ringrazio tutti gli amici che si sono spesi per questo incontro e ringrazio i cittadini per crederci convintamente, perché restiamo a cambiare. Vi lascio con un'ultima frase: ci dicono che non siamo pronti ad andare ad amministrare perché non siamo politici, perché non abbiamo l'esperienza politica, perché non siamo cittadini. Rimandategli questa vergogna, questo insulto al mittente e ditegli che i cittadini, con un lavoro onesto, con grandi sacrifici, portano alla fine del mese una famiglia senza stare in rosso. Se si può, si va anche in vacanza.